Benvenuti cari amici ad una nuova puntata di Una Finestra Su. Andiamo subito ad Assisi, dove qualche giorno fa è stata una notte magica. Un frate francescano ha intonato le note della sua cornamusa in una piazza San Francesco con tanti visitatori rapiti da quel suono. Il suono della cornamusa ha la capacità di evocare sempre un'atmosfera emotiva e solenne. Quando, a fare da cornice alle sue note, è un luogo mistico come la piazza inferiore di San Francesco e a suonarla è un frate, il quadro è perfetto. L'occasione si è manifestata sabato notte in una Assisi quasi deserta, dove la musica di questo antico strumento ha arricchito l'atmosfera già serafica, incuriosendo i visitatori presenti. Il frate con la cornamusa ha iniziato a suonare appoggiato alla balaustra in cima alla scalinata nei pressi della Basilica di San Francesco, per poi incamminarsi e diffondere le note lungo la piazza prima di fermarsi sotto il portico. La cornamusa possiede tanti nomi e varianti, quanto sono i luoghi del mondo dove è presente la sua tradizione. Pare che il suo utilizzo affondi le sue radici fino all'anno 1000 e nei secoli la ritroviamo in rappresentazioni rurali e montane, sacre e militari, segno che la musica che nasce da questo strumento ha la capacità di toccare in profondità l'animo umano in tutte le sue manifestazioni più solenni. Una delle tradizioni vuole che la cornamusa fosse utilizzata per comunicare su lunghe distanze, risuonando con il suo timbro persino fra lontane montagne. In questo caso, la cornamusa sembra volerci avvicinare al divino, così come San Francesco fece con la sua vita e con le sue opere. Gli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, Pietro Vannucci, hanno preparato decine di opere per il secondo progetto Archeo Design. I lavori sono esposti al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria fino al prossimo ottobre. Lavori di pregevole fattura, grandi esempi di talento e ingegno. In occasione della seconda edizione di Archeo Design, un gruppo di ragazzi iscritti all'Accademia di Belle Arti di Perugia ha realizzato una serie di opere originali ispirate ad antichi reperti etruschi, un esperimento interessante grazie al quale è stato possibile allestire al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria una mostra aperta al pubblico fino al prossimo 7 ottobre. In questa seconda edizione gli allievi del corso di design dell'Accademia di Belle Arti si confrontano ancora una volta con l'inestimabile patrimonio del Museo Archeologico per la creazione di prodotti innovativi che attraverso il design interpreta i riti della cura tra passato e presente per una lettura della contemporaneità più sostenibile, prendendo proprio spunto dagli antichi. Circa 20 in totale i pezzi esposti, oggetti di design che sono in pratica delle curiose reinterpretazioni di arredi usati dalla popolazione etrusca molti secoli fa. Il risultato è quello di una collezione costituita da strumenti accessori dal taglio contemporaneo, nonché ecosostenibili. Quello che è straordinario è come questi ragazzi siano riusciti a far parlare questi oggetti antichi e a in qualche modo restituircene oggi una versione contemporanea. È quello che la ricerca fa in accademia ed è quello che le accademie devono fare. C'è una notevolissima sinergia tra le istituzioni, nel senso che questa collaborazione stretta che si sta sempre più concretizzando, va bene? Ci pone un futuro di molto più roseo. Più di case in plexiglass, profumatori d'ambiente e portatili, fermacapelli, un assortimento originale e variegato, tutto da scoprire. Quando la preparazione incontra l'ispirazione e la fantasia, possono innescarsi intuizioni sorprendenti.
Aperto al pubblico il Museo del Sagrantino nel complesso museale San Francesco a Montefalco. Il percorso espositivo ci fa immergere nei segreti della lavorazione dell'uva e poi della produzione del vino in cantina. Uno spazio pensato con l'obiettivo di raccontare in modo originale la cultura enologica e il territorio, finalmente aperto al pubblico, il Museo del Sagrantino di Montefalco, un sito ricavato all'interno del complesso museale di San Francesco del Comune Umbro, è frutto di un accurato lavoro di recupero architettonico degli ambienti destinati ad accogliere una grande quantità di materiale. Sagrantino è il protagonista indiscusso di questo territorio, quindi è a lui che va tutto il nostro ringraziamento. Ringraziamento a questo vino autoctono e a tutti i produttori che fino ad ora hanno fatto di questo vino il cavallo di battaglia della promozione delle aziende. Il percorso espositivo è stato progettato con l'intento di svelare ciò che era base della lavorazione dell'uva e della successiva produzione in cantina, da segnalare la presenza di antichi documenti di vario tipo legati alle due procedure e non solo. Il Sagrantino non è soltanto un ottimo vino, è sicuramente un prodotto che racconta la storia, la tradizione, la bellezza di questa terra e noi questo vogliamo restituire insomma al visitatore, questa chiave di lettura che porta proprio il visitatore, l'ospite che ci viene a trovare per andare a scoprire quelle che sono la produzione, quindi quelle che sono le cantine, che sono tra parentesi ormai insomma degli hub di eccellenza per quanto riguarda l'accoglienza, perché i produttori ormai hanno degli standard di accoglienza molto importanti e quindi turisticamente sono una risorsa fondamentale. Opportuno sottolineare il fatto che il Museo del Sagrantino di Montefalco sia il risultato di un'importante sinergia tra pubblico e privato. La struttura è promossa dal Comune con il sostegno della Regione e la collaborazione del Consorzio Tutela Vini Montefalco e delle associazioni La Strada del Sagrantino e Studi e Ricerche delle Tradizioni Popolari Umbre Marco Gambacurta. Celebrare l'inizio e la fine dell'estate con due tramonti suggestivi, quello del lago Trasimeno e quello al Nido dell'Aquila di Todi. La manifestazione si chiama Umbria Coming Sun. Edoardo Guarducci, See You Sun, cosa vuol dire e perché questa manifestazione? Allora, See You Sun innanzitutto è un naming che chiaramente allude alla locuzione anglofona see you soon, quindi arrivederci, un gentile arrivederci che è quello che fa un po' il sole al tramonto, no? Quando ci saluta al calare del sole e ci lascia per avvicinarci all'alba, quindi a una luce nuova. See You Sun è uno strumento di comunicazione esperienziale, un festival di spettacolo dal vivo, quindi musica, principalmente world music, musica elettronica, cumbia e latin jazz. Un festival la cui direzione artistica sarà curata da Magali Berardo, una delle sette samurai del Womex di La Corugna, che c'è stato l'anno scorso appunto in Portogallo, il festival più importante a livello internazionale per la world music. Poi sarà un festival dove chiaramente, oltre allo spettacolo dal vivo e quindi ai concerti, tutti a ingresso gratuito, sia a Todi che a San Feliciano, le due location dell'evento, incontreremo la possibilità di scontrarci e di degustare quelli che sono le eccellenze del territorio sotto diversi punti di vista, sia quello enogastronomico che quello legato per esempio alla mobilità in acqua dolce, quindi le attività sportive che sono tipiche ed eccellenti nel Trasimeno. Un festival dove noi abbiamo attuato un metodo organizzativo che ci piace chiamare Open Habitat, dove abbiamo fatto come prima mossa quella di interloquire con tutti quelli che sono i protagonismi e le associazioni del territorio, quindi le Proloco, le associazioni che per l'appunto sono animate da giovani con idee molto fervide e creative, i ragazzi che curano quegli spazi anche da un punto di vista ambientale, li conservano, li tutelano, li proteggono e li animano anche attraverso le loro attività. Un festival di spettacolo dal vivo, musica, avremo una boutique preview come primo assaggio a Todi nella suggestiva e panoramica terrazza inferiore del Nido dell'Aquila e poi ci sposteremo a metà settembre, il 14 e il 15, a San Feliciano e più precisamente a Zocco Beach, uno stabilimento balneare lacustre che avrà come palco una struttura per i nostri concerti e come backstage il Trasimeno.
coinvolgere bambini e ragazzi nell'appassionante mondo del rugby. È l'obiettivo del progetto Un giorno da rugbista, che vedrà impegnati i 17 club sparsi sul territorio dell'Umbria. La Federazione Italiana Rugby, in collaborazione con l'Associazione Promozione e Partecipazione, ha lanciato l'iniziativa denominata Un giorno da rugbista, volta a coinvolgere sempre più giovani nel mondo della palla ovale. In Umbria, durante la stagione primaverile, ragazzi e ragazze interessati avranno l'opportunità di sperimentare il gioco del rugby presso i 17 club sparsi sul territorio. Grazie al tesseramento Smart, che include anche una copertura assicurativa, i potenziali futuri rugbisti potranno entrare immediatamente in campo, mentre le loro famiglie potranno immergersi nell'atmosfera delle società partecipando anche al tradizionale momento conviviale del terzo tempo. Attraverso il sito ufficiale della Federazione Italiana Rugby è possibile individuare il club più vicino con pochi semplici click. Il rugby sta vivendo un periodo di crescita costante, con particolare interesse per il rugby femminile e con le prestazioni vincenti e convincenti delle nazionali maggiori, che stanno catturando l'attenzione di un vasto pubblico. Le categorie di giovani direttamente coinvolte nella campagna spaziano dall'Under 6 all'Under 16, con la possibilità per i bambini delle scuole d'infanzia di partecipare alla categoria prime mete, laddove prevista. Il nostro viaggio, che dalla terrazza dell'hotel Perusia ci ha portato in varie località dell'Umbria, termina qui. Una finestra su, torna la settimana prossima, ma vi aspettiamo sui nostri social e andate anche a riguardare le vecchie puntate sul nostro canale YouTube. A presto, ciao!